Si è aperta ufficialmente la 43esima edizione della stagione concertistica L'Era della Magna Grecia, organizzata dalla Società Beethoven ACAM di Crotone, con lo spettacolo Emozioni, la mia vita in canzone, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol del cantautore Gianmarco Carroccia. Un tuffo nel passato della musica e parole di due artisti che hanno cambiato la scena della musica italiana, nonostante abbiano collaborato per un arco di tempo di circa 15 anni. Carroccia ha portato sul palcoscenico del Teatro Apollo il meglio della produzione filmata Battisti Mogol, da Emozioni a Non è Francesca, ma anche La canzone del sole, Il mio canto libero e Una donna per amico, brani che sono diventati pezzi di vita importanti per tutti. Il progetto è nato per valorizzare e diffondere l'opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica leggera italiana abbia mai presentato. Un'occasione per rivivere la magia di canzoni che hanno fatto sognare generazioni di italiani e che continuano ad essere tramandate. Un progetto a cui sono particolarmente legato, dove si ripercorre il sodalizio di questi due straordinari innovatori e rivoluzionari della musica italiana. E mi ha dato modo di poter girare tantissime location nel nostro straordinario paese e di portare appunto in giro questo progetto che, devo dire, ci sta dando veramente tante soddisfazioni. C'è stata un'evoluzione nel linguaggio dei testi, nella melodia, negli arrangiamenti. Devo dire che io sono particolarmente legato all'album Anima Latina, che all'epoca è stato quello più massacrato dai critici, gli stessi critici che poi 40-50 anni dopo hanno elogiato e hanno ritenuto il miglior lavoro di Battisti e Mogol.